Dopo 186 giorni di chiusura, riapre al pubblico la quadreria al Pio Monte della Misericordia con la mostra fotografica di Luciano Ferrara dal titolo Tocchiamo Terra. Il progetto fotografico porta lo spettatore su quanto l'emergenza sanitaria ha investito la popolazione, lasciando un segno profondo nel tessuto sociale. Come dalla terra brulla è possibile ricavare prosperità, spiega il fotografo, così noi, dalla sterile esperienza del Covid, abbiamo avuto la possibilità di trarre buoni raccolti, come il distanziamento fisico non è per forza distanziamento sociale. Ai nostri microfoni lo stesso fotografo poi spiega qual è il concept delle sue fotografie scattate tra la gente del quartiere. E per me è straordinario, quindi, mettere insieme terra, Covid-19, quindi nuova vita, quindi dobbiamo un attimo ripensare a noi stessi e ripensare non perché dobbiamo andare a fare tutti i contadini, assolutamente, ma comunque spero che ci siano tanti giovani che ritornano alla terra e questa è una nostra speranza. Penso di aver dato questo piccolo contributo con due situazioni completamente diverse. Aver riaperto la quadreria non è solo importante per la città e il turismo, ma perché ci dà la possibilità di poter proseguire nelle nostre opere assistenziali. Questo è il pensiero del sovrintendente Alessandro Pasca di Magliano. Noi siamo stati fermi, chiusi al pubblico in questo periodo, però abbiamo continuato ad attivare tutte le nostre iniziative di carattere assistenziale. E questo ci dà sempre molta forza. Oggi siamo rinvigoriti da questo nuovo evento che condividiamo con la stampa cittadina ed è un piccolo contributo alla ripresa delle attività di questa nostra straordinaria città.